Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Il canto può farti smettere di fumare? Cantare in libertà. Non riesci proprio a smettere di fumare? Se la tua è una vera passione per il canto, sappi che il fumo non ti aiuterà ad arrivare al 100%. Vi racconto la mia esperienza. Io sono un ex fumatore e quando facevo ad esempio con i miei allievi vocalizzi la mattina soprattutto, oppure nei concerti, quando insomma iniziavo a utilizzare la mia voce, dovevo prima espellere tipo il catarro, perché iniziavo, la voce si rompeva un sacco, dovevo prima pulire e poi dopo iniziavo ad utilizzare al massimo la voce, ma il lavoro che dovevo fare era veramente doppio, se non triplo. Lo facevo lo stesso, però la fatica era veramente tanta. Quindi che cosa ho fatto? Ho deciso di smettere di fumare, proprio perché davvero la mia passione è molto forte. Quindi ho smesso di fumare pensando di smettere un solo giorno. Non dico che sia facile, però provate a smettere per un giorno, poi il secondo giorno resistete, vi prego, fatelo. Dopo 2 o 3 giorni sentirete proprio un cambiamento nella voce che è importante già. La mattina io mi svegliavo già con la voce quasi al 100%, mentre prima dovevo fare veramente molta fatica per riuscire ad utilizzarla proprio la mattina. Il desiderio di fumare durerà per una settimana, sarà magari più forte, però vedrete che dopo una settimana inizia davvero a diminuire tanto, e allora quello è il momento più pericoloso per ricadere in quei famosi due tiri o le due boccate che si dice, ah, va, tanto smetto quando voglio. In realtà non è proprio così, perché il nostro cervello ha bisogno ancora di nicotina e ci dice, ma dai, è come quando facciamo la dieta ad esempio. Dice, dai, un dolcino non mi farà niente. In realtà è perché noi abbiamo fame e dobbiamo rinunciare a fare anche solo una boccata, perché altrimenti si ricade di nuovo nel vizio del fumo. Se abbiamo deciso di smettere, dobbiamo smettere. Fatelo, perché per la voce è veramente importantissimo. Io ho avuto dei benefici davvero dopo 2 o 3 giorni. Lo so che non è semplice, è facile da dirsi. Io l'ho fatto e spero che possa trasmettervi questa voglia di provarci almeno. Vi racconto un aneddoto curioso. Ho un amico che, quando ha smesso di fumare, anche lui diceva, però non riesco più ad andare in bagno, non lo so, perché lui andava in bagno la mattina con la sigaretta dopo il caffè e riusciva così a concentrarsi. In realtà, quando noi andiamo in bagno, perché andiamo in bagno, sì, quello che noi facciamo con la sigaretta è essere comunque rilassati, siccome le boccate che si tirano sono lente e poi spesso il fumo si rilascia anche dal naso, noi quando mandiamo fuori l'aria dal naso comunque utilizziamo sempre il diaframma. Il diaframma utilizzato correttamente fa funzionare meglio anche l'apparato digerente e quindi noi siamo più rilassati. Quindi io ho consigliato al mio amico, fatti una sigaretta, non lo so, finta con la carta e prova qualche giorno così a fumare l'aria. E lui l'ha fatto e incredibilmente mi ha detto, avevi ragione, funziona. E quindi, se questo è un motivo in più per farvi smettere, provate e vedete che funziona ugualmente. Poi, se proprio non riuscite a smettere di fumare, almeno se cantate, evitate la sera prima di andare a dormire o la mattina troppo presto. Poi, anche se non siete cantanti e volete smettere. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.